Assessore, qui a Punta del Cerrone finalmente c'è un po' di attenzione verso questo posto magico che offre tanti spunti. Infatti, tante associazioni, tanti cittadini hanno proposto soluzioni molto interessanti che possono sviluppare sia un senso di appartenenza, ma anche probabilmente attività economiche. Esatto, abbiamo voluto questo incontro, vogliamo condividere con il territorio appunto un percorso. Abbiamo immaginato questo luogo come un potenziale nuovo hub, diciamo spazio da adibire alla fruizione del litorale in chiave turistica legata al mare e alla sostenibilità. E quindi abbiamo voluto organizzare questo incontro con le associazioni, sono molto felice perché è molto partecipato. In realtà già nei 2 mesi precedenti ho ricevuto e stiamo ricevendo diverse proposte dal territorio e abbiamo voluto dedicare un incontro importante in presenza, il primo incontro in presenza del nostro ciclo di incontri con la comunità locale, e abbiamo ricevuto diverse proposte effettivamente sia per il miglioramento, diciamo, della fruizione dell'area, ma anche per la gestione. Quindi ci sono effettivamente associazioni in realtà interessate anche a immaginare uno step successivo, quindi anche magari fare un salto verso un percorso E ci imprenditoriale. sono delle eccellenze, magari non tutti i cittadini lo sanno, questo è una specie di campo naturale per i surfisti, 3 milioni Esatto. nell'Adriatico, è emerso anche questo. Esatto, è emerso anche questo, è un'area che è conosciuta, spesso magari non viene valorizzata dai locali, ma è conosciuta a livello nazionale e internazionale, e quindi lo step successivo è quello di immaginarcela in chiave turistica, quindi come fare per rendere queste attività prenotabili, come fare per mettere in rete queste associazioni. Proposito di attività turistiche, qui si immaginava col piano della costa, che vabbè, è ancora in nuce, nuove spiagge pubbliche o comunque concessioni dei demaniali a privati, e poi c'è l'ex batteria Menga e altri, insomma, le case matte, tante Sono strutture di presi. interesse. Si può fare qualcosa nel breve? Allora, noi ci stiamo immaginando un percorso per step, nel senso che l'area ovviamente è grande, ci sono diversi immobili, abbiamo fatto diversi sopralluoghi in questi giorni, c'è la casa cosiddetta dell'ammiraglio, la batteria Menga, la zona di casa matte che non è intoccabile, e c'è un altro immobile in condizioni abbastanza complesse, diciamo, all'interno del parco. Ci sono diversi immobili e aree sicuramente da poter valorizzare. Ci immaginiamo, ovviamente volendo anche essere abbastanza, diciamo, concreti ed essere vicini anche alle esigenze del territorio, un percorso diviso in step, quindi magari con degli interventi più verosimili nel breve, e poi immaginarci però se c'è il nostro obiettivo era quello di capire se c'è interesse da parte del territorio, mi pare di capire che ce ne sia tanto, capire se c'è interesse per una conversione anche in chiave turistica, ovviamente sostenibile dell'area. Che abbiamo riscontrato questo interesse, immaginarcelo assieme. Non sarà ovviamente, nel senso, immediato, è un'area grande, prevede la necessità di finanziamenti importanti, però partire anche dal piccolo ci aiuterà, insomma, a mostrare concretamente che da parte nostra sicuramente c'è un grande interesse a sviluppare Prima l'area. attività tangibile. Prima attività tangibile potrebbe essere immaginare la funzione, diciamo, dell'area del parco. Dettagli in questo momento, però volevamo capire anche dalle associazioni se c'è, insomma, una